Allora, da casa Martinelli vogliamo dare l'annuncio di un'altra bella sorpresa che stiamo per fare ai nostri ascoltatori, Clari? Beppe Carletti dei Nomadi, sei con noi? Ciao Beppe, ciao a tutti gli ascoltatori. Io e Beppe ci conosciamo da moltissimi anni. Una cosa che mi ha sempre colpito di lui è il fatto che abbia sempre le valigie pronte. Lui dice: io in corridoio ho sempre le valigie fatte, arrivo a casa da un appuntamento all'altro e poi dopo pochissimo devo andare via perché devo stare in giro. Perfino lui sta a casa, vero Beppe? Beh sì, mi sembra giusto, ecco. Non è che sono il più bello per potermi muovere, io voglio stare a casa e la gente deve stare a casa, così usciamo prima. Se stiamo a casa, usciremo prima. Ecco, questo è un po' lo slogan. Esatto. E come ti sei organizzato a casa? Io, hai imparato anche a fare cose nuove? Ma sì, adesso poi sentiremo dopo, ma sai, però si lavora tutti a distanza, no? Mm-hmm. Ognuno a casa propria, insomma, però si riesce con le nuove tecnologie, insomma, facciamo le cose. Poi mi sono messo un po' a ristudiare il pianoforte, insomma, dai, che non è male. Bello. Allievo l'insegnante contemporaneamente. Allievo insegnante, magari pestando i tasti qua e là ti potrebbe venire l'ispirazione per nuovo materiale, per qualche nuova canzone. No, ma faccio proprio degli esercizi e mi dico del somaro quando sbaglio. Addirittura. Ho visto su Instagram dei video molto belli di tu che suoni dei classici al pianoforte, è una cosa meravigliosa. Sì. Quindi certo, siccome abbiamo anche i social, cui accedere adesso è un modo inedito per riscoprire anche gli artisti e ascoltare. Il pianoforte è bellissimo. Beh, io credo che poi questa è una cosa veramente brutta, ma non brutta è dir poco, è dir tutto. Però io penso che forse ci guarderemo un po' dentro ognuno di noi, no? Per vedere come siamo in fondo e quello che poi desidereremo fare quando usciremo, se saremo più buoni, almeno lo spero, insomma. È la speranza di un po' tutti, sai Beppe, perché anche ieri dai messaggi che sono arrivati, il tono dei messaggi poi era proprio in quella direzione, cioè speriamo che questo periodo che ci costringe a rinunce, ci costringe a vivere insomma una vita alla quale non eravamo francamente abituati e ci intristisce la paura, no, di quello che c'è fuori, la possibilità di essere contagiati eccetera eccetera, riscoprire il piacere del rapporto umano, del contatto umano a partire dalla famiglia e poi per arrivare agli amici più cari e alle persone che insomma, fanno bene o male parte della nostra vita, no? Perfetto Antonio, io penso che adesso in questo momento stiamo pensando alle cose belle insomma che si possono fare nella vita, che delle volte non riusciamo ad apprezzare tutto quanto di bello ci circonda, no? E allora io credo che quando ci risveglieremo da questo, mettiamolo solo incubo, no? Da questo incubo. Sogno così, incubo, ecco, ci risveglieremo, apprezzeremo sicuramente le cose belle della vita. Io almeno lo speriamo. Auguro a tutti. Intanto possiamo giocare sull'empatia anche da lontano. Senti, tu e Paolo Belli avete avuto un'idea proprio in questi giorni. Ecco, di cosa si tratta? Dicelo tu. Ma guarda, di una canzone che deve dar forza e coraggio. E ho chiamato Paolo, se amavo collaborare. Pensa che l'ho chiamato proprio nel giorno del suo compleanno. Ripeto, mi sono emozionato. Beh, le cose della vita, no? Anche da distanza, per telefono ci si emoziona. Poi mi ha fatto molto piacere. Con Paolo c'è un'amicizia lunga, anni, questo è bello. E questa volta l'abbiamo, direi, suggellata in un duetto nome di Paolo Belli. Insomma, mi sembra una cosa veramente bella. Io vorrei ascoltarla questa canzone, perché non l'ho mai sentita. Vabbè, non l'ha sentito in pochi. Allora, senti, ma questa è una canzone nata praticamente in una manciata di giorni, perché poi il compleanno di Paolo era il 21 di marzo, quindi oggi il 24, tre giorni fa. È stata una cosa fatta a lei, pronti via, ognuno ci mette del suo e ognuno da casa propria. Non è bello, che siamo bello. Riuniti, E questa è la cosa bella. Me la fate sentire? Me la fate sentire, Antonio? Io volentieri, Antonio. Ecco. Io penso che Antonio dica di... No, sai che il comandante del vaporetto è Angelone, è lui che spinge il tastino magico che poi improvvisamente fa partire la canzone. Angelone, un saluto da Angelone, un saluto grande. Ma bravo, tutti, bravissimo. Tutti, non solo da Angelone. Ci salutiamo qui, Beppe, allora. Va bene, un abbraccio a tutti. Ricordiamo l'hashtag Io Resto a Casa. Antonio, ascoltiamo la canzone? Dai, certo. Siamo curiosi. Come si chiama? Fuori la paura, questo è il titolo della nuova canzone che appunto Beppe Carletti, i Nomadi, hanno realizzato insieme a Paolo Belli per scacciare questo virussaccio.